Una promessa mantenuta, i tre grandi ospedali annunciati in Calabria nel 2007 dall'allora presidente Agazio Loiero sembrano finalmente prendere corpo. L'attesa, durata 16 lunghi anni, svanisce con le parole pronunciate da Pasqualina Straface, il presidente della terza commissione del Consiglio regionale che si occupa di sanità. La nomina di Roberto Occhiuto a commissario del settore sanitario calabrese ha accelerato tutti i processi rimasti per anni impaludati nelle pastoie burocratiche. Ma quali sono le novità e da cosa si evincono? L'audizione di Pasquale Gidaro, dirigente responsabile dell'edilizia sanitaria regionale, davanti alla commissione consiliare, ha consentito di tracciare un vero e proprio cronoprogramma. Approfondiamo il nuovo nosocomio della Sibaritide in corso di realizzazione in territorio di Corigliano Rossano. Sarà ultimato entro il 2025. L'aumento dei costi dei materiali conseguente alla guerra e alla crisi economica ha indotto la Regione a stanziare ulteriori fondi. Il quadro economico iniziale era di 144 milioni di euro per 376 posti letto, costo ora lievitato di 42 milioni. La struttura è quella in stato più avanzato, spiega la presidente Straface. Poi c'è il presidio di Vibo Valentia, il nosocomio, partendo da un investimento di 143 milioni per 339 posti letto, finirà con il costare 190 milioni. I lavori del progetto stralcio, approvati il 27 febbraio 2023, dovrebbe partire tra fine aprile e i primi di maggio. La consegna dell'opera è prevista nella primavera del 2026. La decisione di costruire un plesso moderno nella città cara, nell'antica a Cicerone, venne presa dopo la prematura morte di due ragazzine, Federica Monteleone e Eva Ruscio, spirate in momenti diversi mentre erano sottoposte a interventi chirurgici nelle sale operatorie dello Jazzolino. Dulcis in fundo, come direbbero i latini, arriva all'ospedale di Palmi. Roberto Occhiuto, nelle scorse settimane, aveva pubblicamente ribadito la propria ferma intenzione di avviare i lavori di costruzione dell'immobile destinato ad ospitare 339 posti letto per un investimento complessivo di 158 milioni di euro. Il mancato avvio dei lavori, come riferito dalla presidente Straface, sarebbe ascrivibile a tutta una serie di ritardi legati ad aspetti burocratici e al superamento di problematiche di tipo geologico e geotecnico dovute alla presenza di faglie sismo-tettoniche. Il completamento dell'atteso e modernissimo plesso sanitario è previsto entro la fine del 2027. Nella piana di Gioia Tauro, in questi anni, la mancata realizzazione del nosocomio ha provocato una forte reazione popolare, con l'indizione di manifestazioni e cortei che hanno registrato la partecipazione di tutti i sindaci dell'area. L'unico ospedale funzionante a pieno regime è rimasto infatti quello di Polistena, che non riesce tuttavia a far fronte alle continue richieste di assistenza avanzate dalla popolazione. Ai tre ospedali oggetti dell'audizione avvenuta in sede di commissione regionale deve poi aggiungersi il futuro plesso di Cosenza. Il presidente Occhiuto ha formalizzato di recente un investimento di circa 350 milioni di euro per la struttura che sorgerà nella zona di Vaglio Lise, individuata dalla Giunta e dal Consiglio Municipale Bruzzi. La sanità pubblica, insomma, cambia finalmente passo.